Durante il lockdown, ecco, sono tornati altre persone, usurai, gruppi che vengono, chiedono come vanno le cose, sanno benissimo che le cose non vanno bene, anzi vanno malissimo. Le richieste che arrivavano all'ambulatorio in chiusura sono tutte richieste da Covid, che vuol dire? Vuol dire che sono situazioni esplose durante il Covid per cause legate evidentemente al lockdown e all'assenza di liquidità. Qui in centro su 10 negozi, 6 hanno chiuso e gli altri credo che chiuderanno. Il nostro rapporto con l'usura inizia nel 2009, un rapporto che purtroppo è durato 5-6 anni, e da un piccolo prestito siamo arrivati a restituire una somma tipo come 240.000 euro. Questi signori si presentavano nel negozio sistematicamente ogni sera e pretendevano l'incasso, a volte 200-300 euro a sera. E assolutamente bisognava darglieli, perché altrimenti diventavano violenti, ci minacciavano, è stato praticamente un incubo. Fino a quando a un certo punto non ce l'abbiamo fatta più, mia moglie chiama i carabinieri, questi signori sono stati identificati. In questo periodo l'ambulatorio Antusura sta ricevendo moltissime richieste di aiuto, quindi volendo dare dei dati, noi possiamo dire che dall'inizio del disagio, quindi del blocco, del lockdown, quindi nei mesi di marzo, aprile, l'incremento delle richieste di aiuto si è girato intorno al 30%, quindi un aumento già significativo ed importante. Questo aumento poi è diventato ancora più importante nei mesi di agosto, fino a sfiorare il 50%. E nei momenti di difficoltà l'usura sta dietro l'angolo, perché quando non si ha la liquidità, non si hanno i soldi per andare avanti, per pagare l'affitto oppure comprare le merci, si parla con un amico e l'amico ti presenta un altro amico. Cioè, su un prestito di 20.000 ne restituisci 200.000, non siamo più riusciti a pagare il mutuo di casa, siamo stati costretti a svendere. In quei momenti, in quei periodi, la persona che ha problemi di denaro vive la vicenda come la vive il tossicodipendente, quindi cerca disperatamente denaro e liquidità e non fa attenzione, non ha la lucidità per capire che quella liquidità a volte gli viene data con un cappio al collo. Le richieste che arrivavano all'ambulatorio in chiusura sono tutte richieste da Covid, che vuol dire? Vuol dire che sono situazioni esplose durante il Covid per cause legate evidentemente al lockdown e all'assenza di liquidità. Durante il lockdown, ecco, sono tornati altre persone, usurai, gruppi che vengono, chiedono come vanno le cose, sanno benissimo che le cose non vanno bene, anzi vanno malissimo, si presentano come se fossero dei colleghi, dice abbiamo un negozio a Piazza di Spagna, a Piazza del Popolo, siamo interessati eventualmente a comprare, e allora ci fanno delle offerte ridicole tipo 10, 15, 20 mila euro per rilevare un'attività. Uno sciacallaggio vero, che in un momento di difficoltà una persona ci potrebbe cadere. Noi sotto un certo aspetto in questo momento ci sentiamo protetti dalla fondazione, dall'ambulatorio Antusura, e speriamo di avere ulteriori aiuti dalla Regione Lazio, perché i fondi dello Stato assolutamente non è arrivato nulla. D'altronde l'assenza di liquidità e d'altro lato la non sempre assodata capacità, diciamo così, dello Stato di arrivare ad aiutare le imprese, le aziende, le famiglie, ha creato un terreno molto fertile per la criminalità. In questo senso noi siamo molto contenti dell'iniziativa della Regione Lazio, che è stata comunicata nei giorni scorsi dalla Giunta, dal Presidente Zingaretti, che prevede proprio un aiuto per queste situazioni, per queste economie sospese, cioè la possibilità di far accedere ai fondi di prevenzione soggetti che al momento hanno un'economia non in grado di pagare il costo della rata del prestito.